Insomma, adesso è il turno della politica. Abbiamo affrontato sostanzialmente due argomenti di una importanza notevole: la provocazione forte dei commercianti dell'Ascom che si rifiutano di accendere le luminarie per il prossimo Natale, una decisione speriamo non irremovibile, insomma, che può avere, diciamo, un momento, come dire, di dialogo con le istituzioni per trovare una sintesi diversa, se è possibile, noi ce lo auguriamo. La Pietigrotta, un primo consuntivo su quello che ha voluto significare e soprattutto sugli effetti. Poi dopo parleremo della Notte Bianca. Io partirei da Ciro Signorile e poi sentirei Antonio Borriello. Sì, per carità, ritornando alla protesta dei commercianti che posso pure condividere, ma qualcuno più famoso di me diceva: chi non ha peccati che scagli la prima pietra. Indubbiamente ci sono delle responsabilità politiche in relazione ad un uso eccessivo della grossa e della grande distribuzione laddove non c'è la necessità di farlo, e questo ovviamente porta un impoverimento del piccolo commercio, ma credo che ci siano però anche forse in minima parte, ma delle responsabilità di alcuni commercianti che in relazione all'avvento dell'euro probabilmente qualcuno ne ha approfittato riducendo ulteriormente quello che già di per sé, ma perché i mercati monetari mondiali lo hanno imposto, la perdita del potere di acquisto. Però voglio dire, ritornando alla Pietigrotta, sgombro subito il campo dalla polemica: la festa di Pietigrotta è stata ripristinata grazie ad una proposta di Forza Italia, e nella fattispecie fu avanzata perché all'epoca era il consigliere della commissione che trattava questa materia, il dottor Carrino. Per cui noi di Forza Italia ritenevamo e riteniamo che sia un momento importante non solo per rivedere quello che era la vera essenza della festa di Pietigrotta, perché probabilmente non tutti sanno che era un culto alla Madonna, e quindi l'aspetto religioso, e quella che poi poteva essere la distrazione e il fatto folcloristico per attrarre ovviamente turismo e per incrementare anche il commercio nella città. Quindi fondamentalmente siamo favorevoli alla festa di Pietigrotta. È stata fatta però con approssimazione. È stata fatta con. Tanto è vero che io stesso proposi in quella commissione, proprio perché ci credevo e ci credo, di abbinare una lotteria alla festa di Pietigrotta, di abbinare una lotteria alla festa di Pietigrotta, proprio perché ritenevo e ritengo che sia un momento importante, perché Napoli è stata la culla della cultura europea, non può essere ricordata solo per pizza e mandolino, e né certo per la pizza, ovviamente. Senza polemizzare, sono un mangiatore di pizze, quindi voglio dire, figuriamoci, la pizza doc, sono fiero di questo marchio. Non può essere ricordato solo per questo, ma anche per quello che ha rappresentato la cultura e il turismo in tutto il mondo. È stata fatta con approssimazione, è stata fatta con approssimazione perché ci sono state, ovviamente, partendo dalle critiche più importanti del nostro cardinale Crescenzio Sepe, che ha detto che è stata ovviamente trascurata la parte religiosa di questa festa, dei commercianti, che non c'è stato nessuno, degli stessi cittadini che hanno partecipato, perché sebbene l'affluenza dei cittadini napoletani è stata abbastanza considerevole, però poi ci sono delle lamentele perché la viabilità, il traffico, i mezzi di trasporto non sono stati organizzati in relazione all'evento. Da un punto di vista culturale, di ritorno turistico quasi, quasi, quasi zero. Ritornando ai carri, io ricordo, anche se non ho mai partecipato attivamente alla festa, perché all'epoca ero piccolino e quindi Non è mica tanto, ma insomma, non è che tu non mi divertiti tanto, ricordo, insomma. quindi voglio dire, non mi ricordo, io ricordo che i carri venivano distrutti ed incendiati alla fine della manifestazione. Oggi invece so che qualche carro si è incendiato durante la manifestazione. Voglio dire, questa è E manca a fare la posta da quella del Luca, del Lusaka. del Vesuvio. Quindi voglio Probabilmente è dire, stato fatto apposta. probabilmente la cosa veniva organizzata È in maniera diversa. un presagio Quindi positivo per rispondere senza a chi criticare, voleva senza un'eruzione del Vesuvio in però Sicilia. ovviamente non perché
sia della parte politica opposta, ritenga che comunque sia stato un fatto positivo ripristinare la festa di Pedicolo. Partiamo dall'anno zero, così come diceva il dottore Bianca, però speriamo che per gli anni successivi la cosa vada organizzata un poco meglio. Vediamo Borriello.